come sapete, la parte del nostro sito lavora quello, c'è questa estensione, come giusto per tipologia, come campo di indagine che abbia a che fare direttamente con i militanti, quindi uscita scegliere il risultato, praticamente le parti del nostro servo tutti lì che mi permettono di arrivare a un vasto campo di discipline dove correlate. E ringrazio ancora una volta il professor Ancono e tutto il gruppo di questo progetto per avermi accolto a partecipare al progetto e per tutto il supporto tecnico e scientifico. È mia intenzione oggi appunto parlare essenzialmente delle fonti epigrafiche in lingua curvica che coprono un arco cronologico che dalla fine del terzo millennio avanti Cristo si spinge fino al secondo millennio avanti Cristo, quando abbiamo la maggior parte delle informazioni. Ovviamente è opportuno ricordare a questo proposito che il Vicino Oriente antico si caratterizza un po' come un calderone di culture, di lingue diverse, di popolazioni che attraverso contatti reciproci di tipo politico, diplomatico, ma commerciale e di conseguenza anche culturale, scambiano vicendevolmente elementi diversi tra di loro e che quindi in un certo senso, se questo è un vantaggio e anche la bellezza del Vicino Oriente antico, diventa a volte poi difficile riuscire ad isolare diversi elementi culturali e linguistici in questo caso ed arrivare alla completa ricostruzione di quelle che sono le lingue o più marginali oppure per casualità scoperte in un secondo momento. La scoperta dei curriti di questa popolazione del Vicino Oriente antico avviene precisamente nel 1887, quando durante gli scavi di El Amarna in Egitto venne ritrovato un lotto di tavolette che erano state inviate dal re di Mitanni, Tushratta, ai faraoni Amenofi III e successivamente Amenofi IV. Ora, tutte queste lettere sono in accadico, che era la lingua diplomatica dei tempi, ad eccezione di un testo che è una lettera in lingua curvica, che poi discuteremo più nei dettagli parlando delle fonti epigrafiche del secondo millennio avanti Cristo. Questo però è appunto una data importante perché proprio segna la scoperta di una lingua e anche di un sistema di scrittura cuneiforme che viene utilizzato per il curvita. Ovviamente per questa lingua, come per le altre lingue del Vicino Oriente antico, tra terzo e secondo millennio avanti Cristo, non si pone un problema di decifrazione della scrittura propriamente detto, perché tutte queste popolazioni in sostanza adottano il sistema cuneiforme, quindi semmai possiamo trovare delle particolarità grafiche, possiamo trovare degli espedienti nell'adozione del sillabario cuneiforme e per rendere delle qualità e delle particolarità linguistiche di lingue che in origine non erano nate per questo sistema di scrittura, possiamo trovare una selezione di certi segni, così come nel caso abbiamo già visto dell'ittita, anche nel caso del currita, certi valori fonetici attribuiti ai segni cuneiformi utilizzati prima per il sumerico e poi per l'accadico vengono selezionati così da poterli poi utilizzare per rendere pienamente quelli che sono i valori della lingua currita. Il problema è soprattutto però per quel che riguarda invece la decifrazione e la piena comprensione della lingua. Innanzitutto, quando noi parliamo di curriti, parliamo di una popolazione che è stanziata
tra terzo e secondo millennio avanti Cristo in un'area vasta che comprende il nord della Siria oggi, il nord dell'Iraq e l'Anatolia meridionale. Qui è stata ritrovata la maggior concentrazione delle fonti ed è in questa zona che poi nel secondo millennio si affermeranno degli stati propriamente di etnia curvita e di lingua curvita. Non sappiamo quando esattamente i curviti siano arrivati nel vicino Oriente antico, come per moltissime altre popolazioni di quest'area geografica non siamo proprio in grado di ricostruire possibili ondate migratorie o appunto l'arrivo di queste popolazioni, le dinamiche e del loro stanziamento su questo territorio. E quello che sappiamo è che già appunto dalla fine del terzo millennio si cominciano ad avere dei documenti o in curvita o documenti in accadico, fortemente però caratterizzati da un'onomastica di tipo curvita. Diciamo innanzitutto che però questa scarsità di ritrovamenti epigrafici e soprattutto la scarsità di informazioni archeologiche pone dei problemi per la decifrazione della lingua. Perché? Perché questa lingua al momento non può essere ricondotta a nessuna delle famiglie linguistiche note. Vi sono varie ipotesi, però non si è ancora riuscito a determinare a quale ceppo linguistico il currico possa appartenere. Vi sono due caratteristiche che sono fondamentali per questa lingua. Intanto è che è una lingua agglutinante, in cui cioè i morfemi sono concatenati in maniera rigida e invariabile alla destra dell'elemento radicale. E poi un'altra caratteristica fondamentale per questa lingua è che si tratta di una lingua ergativa, che significa che il soggetto dei verbi transitivi è marcato da un caso, appunto l'ergativo, mentre il soggetto dei verbi transitivi o l'oggetto dei verbi transitivi è marcato da un caso assoluto. E quindi appunto questa lingua si differenzia sostanzialmente dalle maggiori lingue del vicino Oriente, che sono lingue semitiche, si avvicina tipologicamente a quelle lingue agglutinanti come per esempio il sumerico o il cattico, senza però condividerne alcuna comunanza di origine. Si tratta semplicemente di una tipologia, di un'affinità tipologica, tant'è vero che molte di queste lingue sconosciute vengono genericamente definite lingue asiane per quanto riguarda il Vicino Oriente. E quello che appunto l'unica lingua del Vicino Oriente che può essere accostata al curvita è l'urarteo nel primo millennio. Il regno di Urartu si sviluppò e crebbe nella zona del lago Van. Ecco, questo qui è il lago Van, e la lingua parlata dalle popolazioni di questa zona, chiamata appunto urarteo, è tipologicamente assorbita. Anche in questo caso appunto noi non sappiamo l'origine dell'urarteo ed è ancora una di quelle lingue che vengono studiate. Il termine curriti tra l'altro non deriva propriamente da documentazione che derivi da un regno currita, ma deriva dalle fonti epigrafiche che ci provengono dallo stato di Hatti, perché gli Hittiti chiamavano le popolazioni dell'Alta Siria e dell'Alta Mesopotamia le genti di Curri, il paese di Curri, e chiamavano nei loro testi la lingua currita, la definivano come curlini, cioè alla maniera di Curri. Quello che però sappiamo è che nella lettera di Mitanni abbiamo un termine curroghe che serve come designazione geografica e che quindi ci riavvicina tutto sommato alla definizione che noi troviamo nelle fonti del secondo millennio provenienti dal
regno di Patti. Come ho già detto, il problema principale per la ricostruzione e la piena comprensione della lingua urlita deriva dalla scarsità delle fonti. Questo è più o meno il quadro delle fonti epigrafiche del terzo millennio, assegnato in rosso quelle che sono le città da cui provengono delle informazioni o in cui ricorrono dei nomi di sicura origine currita, e vediamo che le prime attestazioni si trovano nel periodo paleoarcadico, quindi durante il periodo dei sovrani di Akkad, e in particolare nel corso del regno di Naram-Sin noi abbiamo il nome di Anno, scritto però su un documento accadico, in cui si parla di un certo Kakishatili che era stato sconfitto e preso prigioniero, quando appunto il sovrano accadico Naram-Sin aveva riportato una vittoria in Asukilum, città non meglio identificata, come vedete viene qui indicata, ma abbiamo dei dubbi che possa essere questa l'esatta collocazione. Comunque il nome di questo personaggio è sicuramente Currita, e contemporaneamente o di poco posteriore è un sigillo che fa riferimento a un personaggio di nome Talpushatili, chiamato Sole di Nagar, e Nagar è una città che viene appunto, ecco, si trova in questa zona, quindi nella zona del Kapur, propriamente in Alta Siria, in quella fascia che viene chiamata Jazira, e questo personaggio ancora ha un nome Currita, però ancora i documenti non sono in lingua Currita. Per avere propriamente la prima iscrizione in Currita, noi dobbiamo arrivare al periodo cosiddetto della terza dinastia di Ur, che viene a definire appunto questa fase storica, e abbiamo dei documenti che, per quanto acquistati sul mercato antiquario che si trovano oggi al Louvre, sono scritti in lingua curdica. In realtà, ecco, abbiamo due documenti: un primo che fa riferimento ad Atalshen di Urkesh ed è scritto in lingua accadica, e si tratta di una delle iscrizioni dedicatoria per il dio Nergal. Questa tavoletta di bronzo appunto riporta il nome di questo signore definito Lugal di Urkesh, e Urkesh è una città che ancora una volta viene collocata nella Jazira e viene attualmente scavata da una missione archeologica americana e italiana, perché l'archeologo Cellati, appunto la città di Urkesh è stata identificata nel sito che oggi si chiama Tel Mosanna, e proprio da questo sito viene probabilmente una seconda iscrizione, anche questa che sono sul mercato antiquario e attualmente al Louvre, di cui qui voi vedete una fotografia e anche una parte dell'autografia, un'autografia piuttosto vecchia. E questa iscrizione è un documento di fondazione di Tishatal, definito in questo documento Endan, cioè signore di Urkesh. Il titolo Endan di per sé non è chiaro, non è un titolo che viene utilizzato frequentemente nel vicino Oriente antico, se non in questo contesto di tipo curvico. Abbiamo un termine che più tardi sarà in Tanni in riferimento a una sacerdotessa, e forse quindi due termini sempre in contesto curvico possono essere tra loro legati. Comunque questa è appunto la più antica iscrizione in lingua curvica ed è ormai quasi completamente decifrata, ed è di per sé anche il documento che mostra la fase più antica della lingua curvica. Passando al secondo millennio avremo invece
uno sviluppo, ovviamente, un'evoluzione di questa lingua, per quanto ci manchino i documenti che ci possano far vedere il passaggio graduale, l'evoluzione di questa lingua nel passaggio dal terzo al secondo millennio. E quello che appunto è importante per questa iscrizione è anche che per noi segna quello che è il passaggio dal terzo al secondo millennio, ma nella prima metà del secondo millennio avanti Cristo non abbiamo tantissime fonti. Abbiamo dei documenti che provengono dalla zona di Tukul, che provengono da Mari, che provengono da Assur, ma che purtroppo non sono al momento completamente decifrati. E soprattutto però vediamo che in questa fase storica il Kurrita si afferma non solo come la lingua parlata da una determinata popolazione, ma comincia ad affermarsi anche come lingua letteraria, cioè viene adottata anche da popolazioni che non parlano il currico, ma che adottano determinati tipi di documenti. Sul finire della prima metà del secondo millennio noi abbiamo un importante lotto di documenti che proviene da una città attualmente non identificata, Tirunani. Anche questi documenti sono stati acquistati sul mercato antiquario, per cui la localizzazione di Tibunani non è assolutamente certa, e la maggior parte di questi documenti sono, anzi tutti questi documenti sono in lingua accadica. Abbiamo però un prisma, di cui qui voi vedete una foto, e questo prisma riporta una lista di nomi di Kabiru, che sono alle dipendenze del sovrano Tunipteshub di Tikunani. E questo è anche un fatto interessante, perché qui il termine Kabiru viene utilizzato non come etnico, ma come, diciamo, nome di professione, riferimento a mercenari. E questi Kabiru, questi 438 Kabiru, hanno per la maggior parte nomi in Kurrita, quindi ancora di più non si tratta certamente di una definizione etnica di questi personaggi. Quello che è importante è che noi possiamo collocare storicamente questo Tunip Teshup, il cui nome è Kurrita. Teshup è il nome del dio della tempesta Kurrita, che poi ritroveremo nelle fonti di Kattusa e anche nelle fonti che ci dimostrano i contatti tra il regno Hittita e il regno di Mittani. E questo sovrano di Tikunani riceve anche una lettera da Kattusi I, il primo sovrano Hittita storicamente attestato, in cui appunto Kattusi I annuncia la preparazione di una sua campagna verso la Siria. E in questa fase storica abbiamo quindi la presenza di un piccolo regno e possiamo anche supporre che moltissimi altri regni di etnia kurrita, o in cui l'elemento kurrita era profondamente radicato, siano presenti nel territorio siriano. Non abbiamo ancora però la costituzione di uno stato unitario vasto, come sarà poi alcuni secoli dopo il regno di Mittani. Gli stessi titi, le stesse fonti ittite di questo periodo più arcaico non parlano mai di un unico regno, ma parlano di getti di curri che si muovono tra appunto la Siria settentrionale e l'Anatolia orientale, e che causano anche diversi problemi con cui appunto gli ittiti hanno diversi scontri. Per quanto riguarda il secondo millennio, lo scenario comincia a cambiare appunto nel momento in cui passiamo invece alla seconda metà del secondo millennio avanti Cristo, perché in questo periodo noi abbiamo veramente quelle fonti
scritte che ci permettono e che hanno permesso agli studiosi di decifrare almeno in parte il Currita, il Currico, quantomeno di arrivare a una migliore comprensione di questa lingua. E queste fonti però stranamente ancora una volta non ci provengono da quella che è la formazione statale di etnia curlita più grande del periodo, cioè il regno di Mittani, perché noi abbiamo fonti essenzialmente dall'Anatolia Ittita, in primis da Cattusa, che è la capitale del regno di Catti, e altri ritrovamenti sono stati fatti in anni più recenti a Shapiluva, nel sito di Ortachei, e poi nel sito di Cariali Pinar, che viene identificata probabilmente con la città di Samuka in Turchia. Abbiamo appunto il ritrovamento a cui ho già fatto riferimento, a Tell el-Amarna in Egitto, e poi i testi ci provengono da Ararat, Ugarit, Karna e Ema sul territorio siriano, e poi in quello che è oggi parte del territorio iracheno, cioè Nuzi, Kurkani, Arraqqa. C'è da dire che con la continuazione degli scavi archeologici che vengono condotti in questo periodo abbiamo la possibilità di trovare sempre più fonti. Un elemento importante per classificare il valore della cultura currita nella seconda metà del secondo millennio, al di là della formazione statale e politica che ebbe il ruolo maggiore in questa fase, ci è data dai vocabolari che sono stati ritrovati a Ugarit. Sappiamo che Ugarit subì l'influenza del regno di Mittani, così come poi più tardi passò sotto il controllo ittita, era un porto commerciale sul Mediterraneo conteso tra Egitto, Ittiti, regno di Mittani prima degli Ittiti, e lì sono stati ritrovati numerosi testi in diverse lingue, tra cui abbiamo anche dei testi in currico, e soprattutto vi sono dei vocabolari bilingui, cioè in sumerico e in currico, vocabolari trilingui, sumerico, accadico, currico, e poi quadrilingui, sumerico, accadico, currico e ugaritico. Questi vocabolari sono importanti perché erano il mezzo attraverso il quale gli scribi studiavano le lingue, quindi sono importanti per la cultura scrivale dell'epoca, perché ci dimostrano che questa lingua, anche al di fuori di quelli che potevano essere più propriamente i confini del regno di Mittani, questa lingua era studiata, era coltivata, e del resto ne abbiamo un'attestazione nella vastissima produzione mitologica di tipo currico che noi ritroviamo a Cattusa, e nello stesso tempo sono anche importanti oggi per gli studiosi perché permettono di riconoscere e di arrivare alla decifrazione di diversi termini attraverso il confronto che già era stato fatto nella seconda metà del secondo millennio dagli scribi che questi vocabolari, queste liste lessicali avevano compilato. Quindi questa è l'importanza in tutto poi il Vicino Oriente delle liste lessicali, che non si limitano solo alla città di Ugarit, ma si trovano anche in altri contesti e sono sempre di grande aiuto sotto tutti questi punti di vista. Ma come ho detto, il secondo millennio rappresenta anche il periodo in cui abbiamo l'ascesa del regno di Mittani. E per regno di Mittani si intende una formazione statale di cui non è certissima l'epoca di formazione, ma che sicuramente era vitale a partire dal XV secolo, e il nome di questo regno viene interpretato, come qui vedete, attraverso la forma Maitta Ni, dove Ni diventa diciamo il determinativo, quello di Maitta. E si è interpretato che Maitta potesse essere un antenato storico o il fondatore di quella dinastia che ha dato l'inizio alla dinastia del regno di Mittani. Una particolarità di questa formazione statale nel secondo millennio è che, oltre all'elemento
currita, oltre all'elemento a carico che costituisce la larga parte della cultura dell'epoca, abbiamo in questo caso anche la traccia di una tradizione culturale indoaria che caratterizza soprattutto la casa regnante. E questo quindi si vede nei nomi dei sovrani e si vede nei nomi delle divinità dei trattati. Ora, questi trattati sono tendenzialmente in accadico e sono i trattati stretti, i trattati politici stretti tra ittiti e regno dei mediterranei, e in questi trattati compaiono delle divinità, diciamo, currite, che però hanno nomi indoari, come per esempio Indra, Mitra, Varuna. E questa quindi è una particolarità di questo regno di Mitanni. Ancora una volta non siamo in grado di stabilire quando e come questo elemento sia subentrato in questa zona, e del resto le tracce per poterlo determinare sono appunto molto scarse, sono appena quelle che io ho menzionato. Ora, per quanto riguarda il regno di Mitanni, la maggior parte delle informazioni ci provengono dall'esterno. E questo dipende dal fatto che la capitale del regno di Mitanni, chiamata Vashutani, non è ancora stata pienamente identificata. Si propone che debba essere rintracciata nel sito di Telfeferiye, ma gli scavi archeologici che ancora vengono condotti a Telfeferiye non hanno ancora ritrovato gli strati che possano appartenere all'epoca di questa formazione statale. Per cui l'unico vero documento che ci proviene dal regno di Mitanni, come avevo già detto, è la famosa lettera EA24, cioè era Magna numero 24, che è conservata oggi al Museo di Berlino. E questa lettera è già di per sé una particolarità, perché si tratta di una lettera currita inviata, di una lettera in lingua currica inviata in Egitto. Sicuramente non era destinata al faraone, tanto è vero che si pensa che possa essere una sorta di lettera di accompagnamento che la principessa currita Paducheva, destinata a divenire moglie di Amenofi III, comunque a entrare nel suo harem, portava con sé per avere una sorta di resoconto nella sua lingua di quelle che erano state le trattative matrimoniali. Questa lettera è importante perché è vero che è stata ritrovata in territorio egiziano, però appunto, come già dicevo, è l'unica lettera che ci dà una realtà di quella che era la scrittura currita. Come ho già detto, si tratta di un sistema cuneiforme, ma gli studi che sono stati condotti sulla grafia e sul ductus di questa lettera hanno rilevato come non si tratti esattamente di un tipo di cuneiforme affine al medio babilonese che era diffuso all'epoca in questa zona del Vicino Oriente, ma vi sono alcuni segni che si differenziano, che sono più simili semmai al ductus assiro, tanto è vero che si parla nel caso di questa lettera e di alcuni documenti che sono stati ritrovati invece nella capitale ittita, ma che ancora probabilmente venivano dal regno di Mitanni, si tratta di un ductus definito assiro-mitanico. E la scuola scribale che ha prodotto questo documento è appunto una scuola scribale mitanica. Appunto, capite come sia difficile poi in realtà studiare tutte queste particolarità, data le scarse evidenze epigrafiche che noi abbiamo. Ora, questa lista, che poi ho inserito anche nel portale, mette in evidenza alcuni dei segni, senza poterli riportare tutti, e soprattutto alcuni di quelli che sono i segni cuneiformi più particolari, che contraddistinguono la scrittura currita più degli altri. E quello che appunto però
è interessante vedere, speculare su come questa scuola scribale avesse sviluppato, come appunto dicevo all'inizio della mia presentazione, un sistema di scrittura che potesse essere appropriato per una lingua che aveva delle caratteristiche molto diverse dalle lingue semitiche. Alcuni documenti con le stesse caratteristiche, sia scritti in Currita che scritti in accadico, si ritrovano nella capitale ittita, Cappusa, che voi vabbè, potete vedere qui in questo angolo della mappa. Qui siamo propriamente in Anatolia, e la particolarità della capitale ittita è che tra le tante lingue attestate nei suoi archivi troviamo una grandissima componente di documenti in lingua curlica. Sono documenti in lingua curlica che però per la maggior parte presentano un ductus e una grafia di tipo ittita, cioè sono documenti che sono copie sicuramente della cancelleria ittita. Ci sarebbe tanto da dire sulla penetrazione della cultura currita nel Regno dei Catti, e sicuramente questo non è il luogo per poter cominciare una discussione approfondita di tutte le componenti culturali, di tutti i prestiti che la cultura currita ha dato agli ittiti, e che probabilmente sono stati anche che sono venuti anche nell'altra direzione, anche se ovviamente non avendo un archivio della capitale currita noi non possiamo determinare con esattezza. In questa sede io mi limito soprattutto a quelle che sono le composizioni in lingua currita, ma tantissimi appunto sono gli elementi, perché in un certo senso i curriti in questa fase storica costituiscono il tramite, il ponte tra la cultura mesopotamica e la cultura ittita, e quindi attraverso il filtro dei curriti che gli ittiti entrano in molti casi a contatto con il mondo mesopotamico. Vi sono ovviamente diverse vie di comunicazione, i curriti sono sicuramente uno di questi tramiti. E a Cattusa sono state ritrovate composizioni che hanno soprattutto un carattere religioso. Abbiamo in realtà un testo che è stato ritrovato a Cagliari Pinar, e questo testo è interamente in lingua currica e a carattere storico o epico. Non si è ancora accertato se si tratti di una composizione di tipo epico o di una lettera, perché narra alcune vicende relative a campagne militari che si svolgono in territorio siriano. Essendo un documento monolingue, non è ancora stato del tutto decifrato. Ma i documenti che ci provengono invece da Cattusa sono per la maggior parte composizioni bilingui, anche se già con il termine bilingue si intendono diversi casi. O abbiamo delle vere e proprie bilingue, come per esempio il poema mitico della liberazione, il cosiddetto canto della liberazione, che poi vedremo in particolare, in cui la tavola è strutturata da una parte con la versione currita e presenta nella colonna accanto una traduzione ittita, oppure abbiamo delle bilingue nel senso di testi di cui noi abbiamo conservato una doppia versione, cioè una interamente in ittita e una invece in lingua curlica, e questo è il caso di varie composizioni mitologiche o anche di alcuni rituali magici. E poi abbiamo ancora dei testi, quali rituali magici, soprattutto, in cui formule e incantesimi in lingua curlica sono inseriti in una cornice che invece è in lingua ittita. E anche questi testi presentano delle difficoltà di interpretazione, perché ovviamente questi incantesimi non sembrano essere tradotti. Abbiamo poi tutta una serie di testi che invece sono interamente in lingua ittita, ma presentano delle forti tracce della cultura currita o della religione currita. Quindi abbiamo termini
abbiamo testi tipici sempre a carattere religioso, in cui noi abbiamo o nomi di divinità curdite o comunque legate a quella parte del territorio siriano che poi diventerà curdita, oppure hanno dei termini tecnici, soprattutto di tipo rituale, che sono chiaramente termini curditi. Tra tutti questi documenti, quello che volevo più di tutti trattare è il cosiddetto Canto della Liberazione, che è il poema della distruzione di Ella. Il titolo di questa composizione, che è appunto Sir Paratannumas, questa è la versione hittita, Paratannumas è Kirenzi in lingua curdica, e appunto viene generalmente tradotto come Canto della Liberazione. Si tratta di una composizione particolare, è stata ritrovata, qui voi vedete un esempio dell'autografia di una delle tavole che compongono questa composizione, ma si tratta di numerose, di una composizione strutturata su numerose tavole che sono state ritrovate tra il 1983 e il 1985 negli scavi della città alta di Kattusa e in particolare nei templi 15 e 16. Ora, si tratta di una composizione in ductus propriamente ittita e risalente a quello che noi definiamo il ductus, cioè caratterizzato da quello che noi definiamo ductus medio ittita. Quindi questa composizione nella sua versione ittita è anche linguisticamente databile all'epoca medio ittita. Invece, per quanto riguarda la versione curdita, è stato visto come la lingua curdica di questo testo sia tendenzialmente più antica di quella degli altri testi in curdico che noi abbiamo a Kattusa. Il ritrovamento di questa bilingue è stato di fondamentale importanza proprio perché è un testo in cui le due versioni nelle due lingue vengono affiancate l'una all'altra. Non sappiamo come questo testo sia giunto a Kattusa, si pensa appunto che la versione curdita, essendo più antica, possa appartenere ad una tradizione culturale siriana precedente al regno di Katti e che possa essere stata portata a Kattusa ancora in epoca antico-ittita o forse più tardi e successivamente in epoca medio-ittita ricopiata. Le versioni che noi conserviamo appunto risalgono solo a quello che è il periodo medio, quindi non abbiamo né copie precedenti né copie posteriori. Quello che è interessante è che questo testo tratta in primis della distruzione della città di Ella, che avvenne ad opera degli Ittiti e in particolar modo di Attusili I e di Mursili I. Abbiamo fatto prima riferimento ai documenti di Tunip Teshup di Ticunani, ecco, quello è il periodo storico in cui avviene anche la distruzione della seconda Ella. E quello che è interessante è che questo testo appunto si caratterizza per la sua ricchezza lessicale e linguistica, per il fatto che noi ne possediamo una traduzione ittita che è molto accurata, e quindi questo permette un ottimo confronto tra la versione curdica e la versione ittita, e ovviamente questo ha fatto avanzare notevolmente gli studi sulla comprensione della lingua curdita. Per quanto riguarda il ductus, ancora c'è da notare che sebbene si pensi all'esistenza di una copia precedente, non vi sono assolutamente dei segni che lasciano supporre la presenza di una versione precedente proveniente da altre parti esterne al regno di Katti. Tanto è vero che secondo alcuni potrebbe essere giunta a Kattusa come il portato piuttosto di una tradizione orale che come una tradizione scritta, e poi questo è sempre il problema della trasmissione di certi elementi, di certi modelli, soprattutto di tipo religioso e mitologico, dal mondo meridionale e
caso appunto parlo dell'Alta Siria e dell'Anatolia meridionale, al regno di Parti e alla cultura ittita. Sicuramente quello che caratterizza questa composizione è la sua ricchezza. Innanzitutto essa, come vi ho già detto, si struttura attraverso numerose tavole e presenta un proemio, e grazie a questo proemio noi conosciamo quello che succede in tutta la vicenda del cosiddetto canto della liberazione, anche se in larga parte è frammentario. E qui appunto io ho riportato un esempio di questo proemio, di cui noi conserviamo sia la versione currica che quella ittita, proprio perché è sicuramente uno dei documenti più notevoli della produzione letteraria della seconda metà del secondo millennio. E contestualmente sulla stessa tavola del proemio noi abbiamo anche parte del colofone che appunto ci dice che questa è la prima tavola del canto della liberazione. La caratteristica di questo canto della liberazione è la sua complessità compositiva e quelli che sono epi che si ritrovano poi nella produzione epica e letteraria del vicino Oriente antico, e se volessimo spingerci anche oltre potremmo arrivare anche alla complessità dell'epica greca, e quindi vi sono molti elementi che potrebbero essere messi a confronto, e ovviamente ora non ci soffermeremo su questi elementi che richiederebbero un seminario a parte. Però vediamo come questa composizione si struttura attraverso la controversia tra Medi, che è il sovrano di Ebla, e gli anziani della città per la liberazione degli schiavi di Ebla, che sono gli abitanti della città di Gilgalli. Contestualmente si narra il mito della discesa di Teshub nel mondo sotterraneo. Sappiamo che Teshub prende parte a un banchetto e purtroppo in questo caso il testo è frammentario. Non sappiamo che cosa succede a Teshub. Secondo alcuni studiosi probabilmente Teshub viene preso prigioniero nel mondo sotterraneo e a quel punto deve essere liberato. Quindi ancora una volta abbiamo uno spunto per comprendere perché questo elemento mitologico venga associato alla liberazione degli schiavi di Ebla. E poi in un'altra parte questa composizione continua con Teshub che si rivolge al re di Ebla e agli anziani della città preannunciando la distruzione della città nel caso non riceva indietro gli schiavi, non vengano liberati. Ovviamente gli anziani della città non accettano e, come sappiamo, la città di Ebla viene nei fatti distrutta. Quindi in un certo senso questo racconto epico è anche un racconto eziologico della distruzione della città di Ebla. A questo si affiancano degli apologhi, cioè delle favole che hanno per protagonisti degli animali e che si concludono con una morale e che probabilmente devono essere inseriti nella scena, nella narrazione del banchetto. Non si è ancora ritrovata un'esatta collocazione per queste composizioni. E comunque quello che è interessante è che questi apologhi si susseguono tra di loro attraverso una formula che si ripete sempre uguale e che dice: lasciate questa storia, vi voglio raccontare un'altra storia. Ascoltate il messaggio, vi voglio raccontare un esempio di saggezza. E così viene introdotto un nuovo apologo. E quindi ecco, potete capire come la ricchezza di questa composizione abbia permesso anche l'ulteriore comprensione della lingua curdica, anche se appunto paralleli di questa epica della liberazione non sono stati ritrovati in altre parti del Vicino Oriente, non sono stati ritrovati in quella che era l'area di diffusione e di maggior concentrazione delle popolazioni curdite. Quindi ci dobbiamo affidare
essenzialmente alla cultura ittita per poter ricostruire la lingua, e questo ovviamente ci impedisce e ostacola invece la piena analisi di quella che è la scrittura. Per concludere possiamo dire che col finire degli imperi del tardo bronzo e con la crisi del Levante nel tardo bronzo vengono meno anche le fonti in lingua currica, ovviamente da Pattusa, la cui dinastia scompare, ma anche dalle altre parti della Siria, non abbiamo più documenti. Quello che è interessante è che però ancora nel primo millennio in alcune zone dell'Assiria si ritrovano onomastiche di tipo currita, il che non significa che vi fossero ancora popolazioni currite, in realtà non lo sappiamo, ma sicuramente sono la dimostrazione che una certa tradizione ha continuato ad essere vitale nel vicino Oriente antico. E così concludo ricordando che in Italia vi sono grandi centri, vi è un grande centro di studio della lingua currita, e che forse il primo a dimostrare interesse per questa lingua in Italia è stato proprio Giovanni Pugliese Caratelli, professore ai tempi di storia dell'Asia anteriore a Firenze, e che poi successivamente ha lavorato in questa scuola, e che Fiorello Imparati per prima ha scritto un libro dal titolo I Curriti, che è la prima opera riassuntiva delle particolarità del mondo currita, della cultura e della lingua currica, e ovviamente basandosi sulle fonti che all'epoca erano conosciute. E quindi questa è una presentazione, spero quanto più completa, di tutte quelle fonti che ci permettono di riconoscere e di ricostruire questa lingua. Grazie.